Sale ad almeno 79 morti il bilancio dell'attacco armato al villaggio di Setenga nel nord del Burkina Faso. Secondo un nuovo rapporto pubblicato dal governo, le autorità di intervento operative hanno recuperato altri 29 corpi e le ricerche continuano. Il presidente pro tempore, tenente colonnello Damiba, ha dichiarato un lutto nazionale di 72 ore. Durante questo periodo le bandiere sono esposte a mezz'asta su tutti gli edifici pubblici e sono vietate celebrazioni popolari e manifestazioni creative, si legge nel decreto. Sabato sera già si contavano una cinquantina di civili deceduti a seguito dell'attacco di matrice jihadista, uno dei più alti tributi di vittime da quando la giunta militare ha preso il potere lo scorso gennaio. Secondo l'Unione Europea, che ha fermamente condannato l'attacco, il bilancio delle vittime potrebbe ulteriormente aggravarsi.